del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Buongiorno a tutti. In questo sabato della festa dell'Annunciazione vogliamo meditare Maria. Maria che è scelta per essere la madre di Dio. Dio che cerca proprio lei, quella ragazza di Nazareth, per affidarle il tesoro più prezioso. Maria che si lascia prendere da Dio. Maria che nella sua docilità, nella sua bontà, si lascia guidare da questo Dio amore, si sente la persona più importante, per questo si lascia guidare. Rallegrati, il Signore è con te, è il segreto di ogni vita riuscita, la consapevolezza che il Signore è con noi. Oggi vogliamo meditare Maria e vedere in questa festa la grazia che abbiamo anche noi, perché avendo Maria come mamma, siamo sicuri che lei è la piena di grazia e intercede per noi. Siamo sicuri che Maria non ci abbandona nel nostro cammino spirituale, nella nostra vita. E come lei, vogliamo anche noi essere aggraziati da Dio e sentire la presenza di questo Dio che ci parla. Io sono con te, non temere. Ecco, Maria intuisce solo in parte la grandezza di Dio. Maria, in questo saluto, scopre di essere molto speciale a Dio. Anche noi, leggendo questa parola, possiamo, come Maria, scoprire quanto siamo amati, scoprire quanto siamo preziose e quanto grande è quello che il Signore vuole realizzare in noi. Ecco, abbiamo tante cose da imparare da Maria: la disponibilità, l'umiltà, la semplicità, l'amore che è il motore delle sue decisioni e delle sue azioni. Il giorno della festa dell'Annunciazione, allora, sia per ognuno di noi l'occasione per meditare sulle virtù di Maria e deciderci di incarnarle nella nostra vita quotidiana, perché come Maria possiamo ascoltare da Dio: il Signore è con te, rallegrati. Che possiamo ascoltare con i nostri orecchi in questo Vangelo la gioia del Signore di dire: io sono con te, io sarò con te ovunque tu andrai. E che con le nostre virtù, con la ricerca di una vita virtuosa come di Maria, possiamo rispondere a questo invito, a questo richiamo: rallegrati, con una vita gioiosa, desiderosa di vivere in pienezza come Maria. E chiediamo a lei in questo giorno la grazia di una vita piena della benedizione di Dio, che guidata dallo Spirito Santo possiamo crescere nelle virtù e possiamo, come Maria, rispondere al pieno a questo richiamo di essere felice, perché Dio sta con ognuno di noi. Ti auguro di bene, che la grazia dello Spirito Santo invada il tuo cuore. Pace e gioia a tutti.